Eroi sono tutti coloro che fanno quello che possono fare. Non si deve chiedere di più, ma che ognuno dia il massimo. C'è una speranza per queste popolazioni? Sì, c'è sempre la speranza. C'è sempre una speranza, così Arrigo Sacchi esorta i cittadini di Caldarola a non mollare, a fare squadra e credere di risorgere. L'ex tecnico di Milan e Nazionale ha incantato il pubblico presente con aneddoti e ricordi, parlando dello sport come metafora della vita. L'allenatore, giudicato uno dei pochi ad aver cambiato la storia del calcio, ha anche visitato il centro storico ferito. Ho voluto far vedere che non tutti i paesi sono danneggiati allo stesso modo, e un paese come Caldarola, che appunto ho fatto anche vedere a lui dalle foto le bellezze che avevamo prima del sisma, e si è reso conto che, essendo anche un piccolo paese, ma avevamo un patrimonio immenso, e giustamente dice: è un peccato vedere una situazione del genere, e è un peccato vederla a distanza di 3 anni, però, come abituato lui, come signore com'è, ha dato sempre forza, ha detto: vedrete che piano piano alla fine ripartirete, riuscirete a riportare il paese che era, anzi sarà un'opportunità per farlo ancora più bello di quello che era. Tornando all'incontro, l'occasione è stata la presentazione del libro La Coppa degli Immortali, con cui si celebra la Coppa dei Campioni del Milan del 1989, vinta nella storica finale di Barcellona da una squadra definita la più forte di tutti i tempi. Dopo 30 anni credeva di arrivare a questi tanti riconoscimenti? No. Ci ha riempito di orgoglio, però non pensavamo nessuno. Eravamo già contenti prima, oggi lo siamo ancora di più. Un'ultima domanda sull'attualità: che lavoro sta facendo Roberto Mancini con la Nazionale? Ottimo, ottimo. Tutti quelli che cercano di giocare da protagonisti, avendo il dominio del gioco, che hanno una strategia, in poche parole.